Io ho fatto un volo, Davide. No, mannaggiami, mannaggia, via, 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 via. Mi è arrivata la notifica. Siamo in onda. In onda. Hello, how you doing? How can I help? Perché mi deve venire la faccia di morte? I take it this isn't purely a social call. Sali, of course not. You're in trouble and you need my help. No problem. La macchinina di merda. Vabbè, ci troviamo allo Santos Custom. Cioè. Ah, Christian. Ma perché sei più veloce di me, bastardo? No? Davide, ma com'è che a te rimangono sempre 49 iscritti e non salgono? Ma io sto a 50. È vero? Sì. Ci sei arrivato? Davide, devi fare le live su Twitch. Che cazzo ce l'ha Twitch? Io no. E allora? Così magari c'è Ciro o Teresa che ci donano un po' di soldi. Vuoi vedere quanto ci devono donare? Ma chi è quel bello spettatore che guarda? Adesso mi sono aggiunto anch'io. Perché modifico una macchina? È bella! Ho capito che fa delle belle derapate, però... E appunto che per questo è bella! Io c'ho sta moto solo perché mi piace il rom. Te sei strano, te sei veramente strano. Non lo so, mi piacciono le moto, mi piacciono i rombi. I rombi, i trombi. No. No, opaco. Madonna mia, ma tu sempre sul colore ti vai a fermare 43 ore. Ok. Madonna, quanto è buona nelle derapate, signore! Davide, vieni con me. Sì, convinto che io ci posso dare... Aspetta. Sì, basta. Pizza Gamer, vuoi la topi? Salve. Ma non da qua. Vabbè, io scendo. Io mi sono messo qua davanti. Blocco la strada. Se la live non si vede bene, abbassate la qualità del video, che già è a una qualità bassa per questo, per non farlo laggare. Ah, t'ho preso veramente? Muori. No, non allora, deadline. Preso, sono andato a sbattere al palo. Deadline, una modalità molto euforica. La mamma di la mamma di Michele Murga. Sempre con la mamma di Michele Murga. Kite Murga. Ah, grande Kite Murga. No. Che poi Kite Murga l'abbiamo inventato noi a noi. Non so. O Andrea o tu l'avete creato. No, Andrea mi pare. A me non sarebbe mai venuto in mente. Mi sa per niente. Davide, io vorrei un po' fare le mattine con... No, tu devi entrare, merda.
Ho il tablet al 99% di carico, mamma mia, che bello questo momento. Ti immagini ora fai l'infame e mi metti una canzone col copyright di sottofondo? È una buona idea, grazie David. Un attimo, torno subito. Oddio. Ma raga, buongiorno. Allora, da dove incominciamo, Davide? Sì, però per carità, già. No, chiudere... non posso restare. Sì, già, ciao. Lo tengo. Guardalo. Ok, devo spegnere. Cosa c'è? Che cosa? Devo andare a mangiare. Chiedo la pompa. Ah, come devi andare a mangiare? No, Marco, tu rimani qui, non me ne frega niente. Non posso. Puoi giocare quando finisci? Sì, continui la live. No, io la live la continuo e tu torni quando finisci di mangiare. Oh, ciao, attacco di me. Dimmi! Niente. Ah, ok. Ciao. Ok, la live adesso la continuo io. Marco torna dopo, quindi ho ripreso il possesso del mio canale. Oria, Oria, vediamo di fare qualche attività bella. Sto detto match a squadra, va bene, facciamolo. Caffè. Non ci credo. Ah. Uomo flip. Ah, eh sì, Però non sono atterrato in piedi. Perfetto, adesso potrete vedere un dogfight. Cos'è un dogfight? Lo vedete adesso. Allora. Ok. Devo cominciare a bestemmiare. Già con un bestemmiato al posto mio. No, non deve laggare. Vabbè.
no, no. Probabilmente non capirete niente di ciò che sta succedendo. Forse l'ho ammazzato. Non ancora. Forse l'ho ammazzo io. Forse l'ho ammazzo io. Non l'ho ammazzo io. Mi ammazza lui. No! Cosa gli potevo fare? No. 20 minuti. Vado a cagare di nuovo, ma i mannari, va bene. Merde, oh, eccolo. Posso spammarti? Ma dai. Questo in teoria mi dovrei suicidare. Dovrei suicidarmi. Ah no. No, non posso entrare in parti, bastardo. No. Dove è stato Ciro? Sì, lo so, comunque. Ma c'è ma... No. Marco è andato a mangiare e a cagare mandarini insieme a Giacomo. Che cazzo non ho sparato? Ecco, quello che sentite in sottofondo è Marco. Adesso io mi devo suicidare, me lo dimentico. Ciro, mi chiami gentilmente? Vado a farti pubblicità sul mio canale. Ah, cioè, oh, bravo, vai, grazie. Salve. Stai facendo ancora la live? Sì. Perfetto. Ora possiamo fare Debla. Cosa stai facendo? Sto facendo un dogfight, aspetta. Sì, ho il telefono cazzo collegato, Cio. Sto guardando io, Davide. No, non mi morire, non morire. Salve, Salvino, Marco Marchino.
sono fuori. Raga, buongiorno. Ok. Allora, minchia, 4 spettatori. Oh. Marco? Dimmi. Deadline? No. Perfetto. Deadline 3. Ah, 5 spettatori. Tra cui uno sono io. Ah. Intanto mangio cioccolato. Con denti all'85%. Ti senti figo? Sì. Va bene. Allora, io utilizzerò il wifi, quindi lagherà la live, ma non me ne frega niente. Marco, ti muovi ad entrare gentilmente? Mi è appena arrivato. Dal tempo di caso. Ciro, ma chiamami, caso. Caso! No, amiche, ci sono rimasto di merda perché ho visto un'altra live su YouTube, vedi, di Jack Septicai che fa la live degli iscritti di PewDiePie. Che tra l'altro sta arrivando a 50 milioni, quindi salutiamo PewDiePie che come sempre ci segue. Sempre, lui è uno dei nostri 5 spezzatori. Sì. Davide, non posso, caso. Caso. Ho segnato la sfida. Teresa la la. Ciao, Teresa la la. Domani Teresa mi ammazza. Minchia. Allora. Ve la sacco di merda. E io me ne vado subito. No, lo sapevo. Io ho guardato tutte dalla minimappa. No! Sì, però se sei ma stupido, l'avevo calcolato. No! È tutto calcolato. Eh? Rekt, ma dove? Ah, è vero. No, guarda, sono qui. Meno male che lo sai, Mar. Ah. Che Dio, oddio! Io sono arrivato a un pelo dal cadere. Sono arrivato a un pelo di Antonio Buongiorno. Tipo, vediamo, ci sta seguendo! Uè! No, vi ho appena messo il turbo! No. No, non posso leggere ad alta voce. Non posso mai sapere che cosa scrivi, già. Sei un infame, Marco. Che poi in realtà potevo passarci senza problemi, però sono io che non sono voluto passare. Però in realtà sono un cagnolino. No! Ti riesco sempre a chiudere. Aspetta! Arriga, questa cosa non mi piace, lo sai. Io ti batto sempre con i veicoli, tu mi batti sempre con le armi. Wow!
Buongiorno. Antonio. Niente. Io sento due voci di Dardo, porco Dio. Una, ma è più Teresa? Una più seccante dell'altra. No, Dardo, invece la tua voce è sexy, cioè ogni volta che leggi in classe mi sbagliare. Come quando ti dico una mano. Marco, non è Teresa, è Giacomo. Come hai fatto a scambiare Teresa per Giacomo? La voce quella sembrava. Vabbè, già domani te la vedi con Marco. Ciao. Ah, bello Giacomo. No, quello lo prendo io. Oh, per la prima volta della tua. Oh. Quanto sarebbe bello andare su Call of Duty, eh? No! Sono un genio. Beh, Marco, dopo facciamo slasher, ti va? Certo che ti va. No. Ti va? Sì, signor capitano. No. Ah! Marco, abbiamo due spettatori. Mi fai una tartaruga? No. Marco, poi tua sorella. Perché quei due spettatori in realtà sono 2000. Madò. Donatemi soldi, anche se non siamo su Twitch. No! Va bene. No. Mi va la parata. Addio! Non sembra che lo fai apposta. E cioè, ho sprecato terza gamba grossa. Oh my god! Ciao. Poi vediamo a slasher chi vince. Mi serve così. No, ma io non lo faccio slasher, già lo dico, non lo faccio. Sta laggando. Si è leggermente scollegato il controller. Io ti ho visto che eri fermo, quindi. Sai cosa ha scritto Lemon Man? Che pensa. Sì, però. Ma come fa? Che poi il bello è che la mia moto si è fermata mentre faceva un wall ride. Ma come fa? Come sembra che lo fai apposta? Cambiate modalità. Me. Allora, è un altro round, lo cambiamo, mettiamo slasher che è uno che piace moltissimo a Marco. No. Bello, ciao, devo spegnere. Ci vediamo domani. Vorrei dire che la prima volta che abbiamo giocato a slasher è stata una brutta esperienza. Perché non rivivere quel momento allora? No, grazie. Nella macelleria là. Ah, è vero. Marco, non lo farai veramente. Oh. Ma sono un genio. Ti sei suicidato anche tu?
Porca miseria! Teresa Lana che chiede di fare slasher. No, grazie. No, no, Marco, la dobbiamo fare. Richiesta estive. No, Marco, la dobbiamo fare, mi spiace. E no, dobbiamo fare le gare. No. Ah, ah, Ciro ha commentato con topi grigi. Hai ragione, Ciro, sono pienamente d'accordo con te. Quindi a sto punto facciamo slasher. Ah, raga, buongiorno. Cos'è slasher? Dopo te la faccio provare, è una bella modalità. Un po' cercando. Sai, pure com'è. Sei un po' come americano. Abilità camion. Wow! Lui è i salti. Le scie. Le shotatu. Chi è che qualcuno ha scritto shotatu? Ciro. Grande Ciro. Ma siamo su hacker.io. Si chiama Sliteria. O meglio, cioè, o meglio, Sliterio sarebbe quello che stiamo facendo noi. Avevi ragione, però Sliter.io mi sono leggermente sbagliato. Sì, ma veramente uno spettatore non si può vedere, eh. Davide, nessuno segue il tuo canale. Tu lo segui. No, ma veramente? Hai fatto l'infamata! Dai, ma ci sono rimasto malissimo! Vabbè. No. Quindi la live finisce. Allora, slash dobbiamo fare adesso. No, lo faccio, viene Teresa al posto mio a farlo. Beh, dai, Marco. Vieni Teresa, che lo vuoi fare. Marco, muto e facciamo slasher. Ti tronco la nonna. Ti stronco il nonno. Va bene. No, ma che bello quando hai il telefono al 100%. Però sai che quegli attimi di gioia dureranno per pochi secondi. Vedi che all'improvviso la batteria da 100 in 5 secondi arriva a 52. Ah, 52, contato? Sì, sì. In 5 secondi, sperimentalmente sperimentato. Si dovrebbe dire scientificamente, però... E poi vabbè, c'è Boeing in Italy. Il Frank, God Dog. Ah! Giusto, giusto. A me sta ancora caricando! Ma tu fai schifo. Dai, ho fatto il video. So. Ma... è finito anche il cioccolato. Te lo do io il mio cioccolatino. Madonna, ma ti lancio dei cani negli occhi. Anzi, Edoardo Iannone ti lancio. Chi? Anzi, no, Enzo Ostia. Enzo Ostia. Sì. Marco, ti ho leggermente invitato. Sta leggermente caricando. Non
Hai capito? Mm? Hai capito? Mire pavuacce, se mire pavuacce. Oh, da Pizza Gamer ha appena caricato un video, andate sul canale di Dante Sbeto. Grande gioco. Ok, ho finito di caricare, invitamelo. Ma dove ha fatto il video che non l'ha fatto? Pizza Gamer ha appena caricato un video, andate sul canale di Davide Albanese. Questo video è stato rimosso dall'utente. Grande Dacco. Adesso finirà anche la tua felicità. Ma perché? Che Marco, strazio, Madonna, Marco, devi leggermente accettare. Sì, sto entrando. Hai messo sulla nave almeno. Tanto si sa che vincerai tu, perché sarai tu la preda. Mamma mia, quanto mi piace questa modalità. Facciamo che sono sempre io la preda. Sì. Tanto vinci lo stesso. Appunto. Però qua se ti nascondi bene... tu non mi venire addosso, cerca di nascondermi, veramente. No, ti prego di guardare il mio personaggio, hai il cappello. No, ti prego, rimettimi la mia maschera preferita. Devi cambiare squadra, se no. Perché? Vabbè, guarda, Marco, ma si vede che il mio personaggio ha la maschera? Sì. C'è il cappello? Sì. È bellissimo. C'è una scritta gialla. È bellissimo. Però se vai nell'altra squadra... Ah, ecco, che bravo bambino, che bravo bambino. Mamma mia, ma bravo. Ok. Io mi nascondo leggermente. Oh, prima sono arrivato a 5. Tra cui uno ero io. Davide, dimmi quando senti tremare il vibrato, il controllo. No, ma se te lo dico significa che sei vicino a me, non c'è gusto. Non c'è gusto, perché poi ti ammazzo subito. Oh, cosa ho visto? No, ti prego. Ti prego, no. Per carità del Signor! Ma sei troppo bello con quella maschera. Oh, mamma mia. Attimi di silenzio imbarazzanti. Non penso che tu sia dove io penso che tu sia, giusto? Non penso che tu sia dove io penso che tu sia. Non ho capito niente. Se io penso che tu sia in un punto che io penso dove tu sia... Io sono dove tu pensi che io che sia. E se io pensassi che tu fossi in mare? Che tu sia in mare? Se io pensassi che ci sei tu in mare.
Marco, mi fai una paura pazzesca, ti giuro. Metti la voce, la mia voce, eccola. No, com'è la qualità L'ho della connessione al ricaricato. momento? Sta la voce. Ah, quindi non si vede. L'antenapo, ma perché? Non si vede. In teoria no, vai a vedere. Si vede? Sì. Ah, ok. E ora mi diverto. Perché hai anche tu il fucile ora? Sì. No. Ah, raga, buongiorno! Ok, mi sa che non ti diverti più. Sai chi sono il tuo peggior incubo? No, sei semplicemente o FaZe o Sercio. Uno dei due, oppure uno che non è nessuno dei due. No, no. Buonasera, Davide. Ti prego, lo rifacciamo, gentilmente, che ero distratto malissimo. No, basta ora. No, no, lo rifacciamo perché fare la preda è bellissimo. No. Ti prego, puoi andare a vedere la parte dove grido, per favore. Più avanti. Ok. Sì, l'ho già visto. Ciao Anna Divano. Ma Marco, io non vedo. di nuovo per favore mettiamo questo che è entrata Anna Divano che ieri. No, ieri, che cazzo. L'altra volta ci ha Anna chiesto di Divano, fare chi è Anna Divano? la live, vabbè, rigioco No! uguale, la live su Slasher. Quindi, siccome io sono una persona che mantiene la parola, lo facciamo. E tra l'altro il mio urlo. Stato molto virile. Grazie, grazie. Vuoi fare la preda o il maniaco? Ok. Già sai la risposta. Anche se c'è una maschera che ti piace tanto? Ah, sono già 40 minuti che facciamo la live. Evviva Con noi l'urlo? spettatori! Beppe ha scritto, con l'urlo la mia eterosessualità è salita a Ho letto. mille. Ho letto. Riesco a passare. Ok, non mi Ah, fare mi hai già trollare. dato un indizio, Davide. Ecco.
No, 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 non puoi andare a vedere dove sono nascosto, infame. Non puoi, non puoi, non puoi veramente. No, io non lo accetto, Io non lo accetto da te, Tanto non so la camera, quello è bello. Ma intanto sei... No, mi sono buttato. Risali, risali, risali. Guardate, ce la posso fare. No! Sei caduto di nuovo? Sì, di nuovo! Sei caduto? Sì. Non riesco a salire. Non funziona più. Che cosa? No, già funziona invece. No, già, sì, già, ciao. Marco, vai a vedere quando io ho detto no. Vai a vedere perché l'ho detto. Tu mi stavi praticamente venendo contro. No! Io non ti avevo visto e quello è bello. A me non prende, porco Diaz. Controlla adesso. Davide, il bello è che io non ti avevo visto. E appunto, sei cieco. Sono un ceto sociale. Immagino tipo un urlo che tiro adesso, ma uno di quelli bellissimi. No! Oddio! Sono infame. Non voglio mai più andare su una nave in vita mia. The Answer House, Vittoria, vieni da me. Marco. Il tuo animale preferito qual è? C'è uno che ha commentato, si chiama The Hamster House. È vero. La casa dei criceti. Sì, Beppe, quella è Vittoria. No, 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 tua sorella, tua sorella. Muori, 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 muori. 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 Aspetta. Mi era rimasto uno sputo di vita. Ultima volta però in un'altra mappa e poi facciamo le gare. No, no, basta, dai. Va bene, facciamo le gare. Dancer House e... L'amore è bello. Vabbè, Vendo panini. A quanto? C'è Burger King che ha commentato con vendo panini. Davide, ma lo sai che Hamster House sono io? Lo so. Io
Io voglio vedere il canale di sto burger. Ah, non ha contenuti, però ti meriti un iscritto solo perché hai detto questa frase. Fate un'altra di questa mappa con fate un'altra di questa con mappa diversa, dai Marco. No, non possiamo perché a Marco non piace. Adesso facciamo sì, le gare che sono. Ma mi viene il cancro alle ovaie. No. Perché un panino senza cetriolo? Lemon Man, nessuno che venda compiti di mate. Allora, gare. Ah, chi è interessato? Spedizione a casa 1000 euro. Oh, ottimo. Se mai 1000 criceti, grazie. No, ma sta ancora caricando. Marco, devono guadagnarci un po', per favore. Allora. No. Ma è cambiato. Ma so che sei cambiato. Sto. Sì, ma se magari mi carica la miniatura. Dante, dimmi. Anna Divano. Ciao. Ciao. Allora Marco, questa non l'abbiamo mai fatta, quindi la dobbiamo fare. A me sta ancora caricando, ma ti rendi conto? Giacomo, tu caghi i mandarini. Sei entrato? No. Giacomo caga mandari. È vero, è vero. Oh, finalmente ha finito di caricare. Non ce la si poteva si fare più. Se arrivo subitissimamente. Vabbè, ma l'hai scaricata tu questa? Sì, Burger King ha commentato: ti metto un criceto nel panino con maionese e insalata a 2 euro. Senza maionese, grazie. Se volete scrivere, certo. Dimmi come ti chiami e mi scrivo. Oddio, mi sta uscendo. Oh oh oh, 88 commenti. Ecco, 89. Oh. Giacomo, tu sei il numero della sfortuna. Marco, linkami. Mi linki la live? Sì? Linkami la live su WhatsApp. Ah, è vero, qua ne ho un sacco. Oh, ma chiamami dal fisso. Dov'è la T20? Non c'è la T20. Va bene. Io mi sono anche piazzato 1700 dollari su di me. E io 10.000. Io non posso, 10.000, okay. Non mi fa piazzare. Un video 5 iscritti, giusto? Panino di salata, criceto e maionese, ma sei pazzo? Metterci queste cose, togli l'insalata, cretino. Ma guarda, una leggendaria gratis. Ma no, togli la maionese, l'insalata va benissimo. La maionese non mi piace. Non ci credo, veramente. Oh. Oh.
Ricordate, i pali sono i vostri. Sfigato! Chi è amico di chi, eh? Ma quanto vicino sono passato al palazzo? No, no, no! Sì. Oh, 95 commenti, tra un po' arriviamo a 100, eh? No! Vuoi sapere cosa cavolo ha scritto Giacomo? Cosa? Se volete posso fare la maionese naturale. Oddio. Questa live non doveva essere così. Mi sa proprio. Oh, ce l'ho fatta! Bella raga! Io no! Ah! Ci hanno leggermente fatto male. Non te lo dico, pronto. Eh? Trucco non te lo dico. Wow! Ma sono cavolo? Ah, capi. No, 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 non atterro bene, non atterro bene, non atterro, non atterro, non atterro. Giacomo ha scritto io produco da un booster. Allora, questa live sta leggermente degenerando. Ma tu dici? Ah, non sono morto, credo. Tu non puoi immaginare che fine di merda che ho fatto. Ma quanto è bella sta gara. Bella merda. Oh. Davide, dopo vieni su Royale. Ma... merda. Merda. Non si sa come non si è esploso la macchina. 100 commenti. Ecco, 101. Ancora Giacomo. Oh, Giacomo, non commenta. Bello scendere così. Madò, che io figo. Io ero caduto malissimo e sono anche esploso. Swag profugo cinghiale. Così. Giacomo, ti dico solo che ha commentato lui così. Pure tu sei esploso qua. Sono esploso? Io ora no, ora è andato bene. Tra l'altro Giacomo, se hai fatto il video dove dicevi di passare dalla mia live, se non dicevi come mi chiamavo, mi sembrava un po' difficile. Quanto la vorrei fare con la webcam questa live? Ma nessuno vorrebbe vedere la tua faccia. Stai Madonna, zitto tu con la faccia da criceto, Marco Will I Am. No, Will I Am. Oddio, no. Ciao, da quanto tempo? No! Hey, yeah! Tanto morirai presto. L'ho messo nel titolo. Ah, cazzo, è vero. Fornito, mamma mia. Ecco, uno che si chiama Immigrato Clandestino commenta: io essere andato su YouTube e avere visto live. Bravo. Allora, questa live sta degenerando. Parliamo di profughi. Ma se c'hai una faccia di merda vuoi pure mettere la webcam. Ciro, grande Ciro. Minchia Ciro, ma se c'hai la mamma di merda vuol dire pure che sei un figlio. Scusa. No, non ho preso il checkpoint. Ah! Però me l'ho preso, allora ti vengo a prendere. Chi
Chi non si è iscritto al canale, se vuole si iscriva. Tra un po' sta... Oddio. Usciranno a breve dei bei video. Io avere faccia merda perché essere nero. No, allora. No, ecco. Immigrato clandestino. Tu basta che vai da Salvini. Salvini può incoraggiarti in tutte le maniere possibili. Sì, ma tua sorella. Tua sorella veramente, cioè, mamma mia, tua sorella. Le nonne cricete. Ah. È un nuovo profilo che ti sei creato. Sono un figlio della merda, con papà in un computer non ho più bestemmiato e giuro Dio. Ah. Oh, io sempre qui vado a sbattere. No, 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 ti prego, no. Io andato a Campo Rom e hanno rubato vestiti. Se ti iscrivi ti trovo una casa. Fuck ciò che guidi terzo occhio strip, ma cosa? Così. Cosa sta diventando questa live? Cosa non sta diventando questa live? Cosa non è già questa live? Allora Davide, facciamo così, una live al giorno su questo canale leva il medico di torno. Il medico della prostata, però. Quello no, non lo so. Quello è lui che toglie a noi. Quindi toglie la prossima. Online. Oh, la canzone Welcome to Los Santos, Milan. Veramente? The Lab sta? Sì. Su The Lab. Oddio, sono nudo. Ma perché non lo volevo sapere? Però prima ero vestito. Ah. Meno male. No! Davide, forse questa qua la vincerai dal primo. Sicura? Forse. Guarda, stavo pure sbandando. Io non essere vestiti. Io non essere vestiti, grado tu. Beato. Ah, ok. Davide, mi sa che questa qua la vincerai tu, non vorrei dire ma. Ecco, a me si è anche inchiodata la macchina in atterraggio. Ecco, mi sono anche inchiodato. Cavu! Oh, la prima gara che vince oggi Davide. Forse anche l'unica di oggi. Forza. Dante, venire a abitare con te, ok? Va bene. Vieni ad abitare da me, tanto c'è il posto. No, ho perso 1700 dollari. Guarda, c'è la cuccia del cane. Tranquillamente la gabbia del criceto. Ce ne ho tre per la precisione.
Se vuoi dormire là, non te lo nego. Devo leggermente allontanarmi. Io sono povero, lo sapevamo già. Fai schifo. Fai schifo. Fai schifo. Fate tutti schifo. Ok, allora. Power shot. Ma mai quanto mai. A me va bene tutto, io adesso vivere campo profughi dove si mangiano tra loro. Date un uomo a questa medaglia, per favore. Da! No! Sono su strada! No! No! Ce l'ho fatta! L'importante è che non... ce l'ho fatta! Giacomo ha commentato, l'importante è che non mangiate i topi. Giusto, giusto. Davide, io ce l'ho fatta a rimanere vivo. Ma sei una cosa. Io potevo anche non respawnare. Infatti essere senza orecchio. Io lo amo questo qua. Io mangio tua sorella quella toppa. Come si mangiano tra loro, i geniali? A me manca l'orecchio. No, ma il bello che ha scritto infatti essere senza orecchio. Hanno mangiato anche lei. Credo la sorella. Perché questa live da trattare GTA abbiamo cominciato a parlare di profughi, di sorelle, di topi. Date una medaglia a quest'uomo. Non si diceva un tempo date a quest'uomo una medaglia? Non mi faccio domande. Siamo passati da profughi a smarrimento di orecchie, sicuramente mangiate, e a cannibalismo, a sorelle morte mangiate dai profughi famati, e a panini con topi, maionese, insalata. E a urla foto virili. Cosa ho scritto? Eh? Ah, mo ha scritto di nuovo. Qualcuno avere barca, io scappare. Io ho una barca a vela. Mio padre. Ce la cosa vuoi messo? Allora, battuta in live. Cosa mettono i marinai sulla torta? Lo zucchero a vela. E ho detto tutto. Madonna, domani Dante come ti mazzuolo. Solo a me mi sembra Beppe, no. No. Oddio, non lo so. Questo forse è veramente Beppe. Ciro ha scritto, io ho una vela a barca. Non fai ridere, sei solo un povero. Io ho una vela a bassa. Sì, una vela a bassa tensione, sto io invece.
tu dare me vela, se no io mangiare orecchio. Ma quale, il tuo o degli altri? Aia, Tere, a me mi sono... A me mi... Ah, a me mi non si dice. Ah, tra l'altro lo scrive non si dice, Mi sa molto di sarcasmo, signori. Oh, oh, sono arrivato. In prima posizione, chi l'avrebbe mai detto? No. Finisco fuori, anche se ci sono 40 metri di diametro. E me ne vado pure, arrivi prima. Questa è benzina e io mi do fuoco. Ti dai uova? Ma dovevo fare la live su Overwatch. No! Poi ti mangiamo. Ancora pensando hanno mangiato. Ah. Ma quanto è bella la Tropos come l'hai modificata? Cosa? No, niente. No, io quella là non ce l'ho nemmeno. Lo so, ascesa la Maze Bank, veloce. Marco, da WhatsApp mi potresti linkare la live? Io sono handicappato con WhatsApp, non lo so. Ok, l'ho detto. Certo, ma dovete pagare il mio corpo ormai senza vita, un'orecchia e tre denti. Ma okay. Sbaglio o tre denti era la strega di prima? Ciro, veramente sei tu che dovresti pagare i denti, soprattutto a Luigi Corrado. Sono cose che sappiamo io e Ciro, e forse anche Teresa. Oh. Ma Ciro, tu dovresti ancora pagare i denti a lui. Allora io volere un occhio della Tempia Stempia. Ma io non ho messo sta macchina. Ah, è vero, l'avevo messo continuato. No, non sono partito con il turbo, me ne sono dimenticato. Ok, derapata fatta malissimo. Seguitemi su Instagram DanteSveteo Official. Adesso male... che l'hai detto ti seguiranno ancora meno persone. Te l'ho linkato io, da. Grazie. No! È entrato un altro. Si chiama Fratello Profugo Clandestino. Ciao fratello, torna a casa se non mangiare orecchio. Perché? È lui che deve secondo pagare. Secondo me è sempre la stessa per. Secondo me sono tutti Giuseppe. Poi immigrato clandestino, polizia avere detto che portare mezzo. E poi fratello. No, veramente tu dovresti leggere i commenti. Ma io c'ho l'iPad accanto, mi vedo. Ah. Però lascio che li leggi. Ah, Teresa ha scritto, io è vero, ci paga i danni a Luigi. Spiego la storia, se non dispiace, e tanto ci va. La devo dire. In pratica, quando andavamo alle elementari, andavo con te. Aspetta, fratello profumo, aspetta. Di compleanno lo facevano sempre arrabbiare, allora rompeva i denti a uno, così. Oh, fratello profugo clandestino ha scritto, noi mangiare topi e cazzi. Oh, tanto, i topi non me li devi toccare. E adesso, Marco, qua devi scendere bene, devi scendere veloce. Wow! Oh,
Ma hai messo solo in giro? Sì. No! Hai vinto tu. Madò, se mi fa sbandare sto coso, Quanto ci ho sprayerato. Immagini, ma non c'è. Scendi. No. Allora, sai chi ha scritto fratello profugo? Oh. Leggi tutto. Ho letto. Fratello, quando portare noi via? Cos'è sta risata? Che te partite? Oh, ma però sto fratello profugo ha detto, ma ha detto una cosa brutta. Oh, la live da quanto che va avanti? Ma un'ora e 14. A me ha detto portare giù, avere molta paura di scimmie. Ma cosa? Leggi i commenti, Marco. Ce li ho accanto, Davide. E leggi. Sto leggendo. Porco, sono il proprietario di sto canale. Devi scrivere canale. Proprio così, toscano. Toscano forte. Toscano duro sopra il muro. Madò, Marco, tu non sai cosa è successo stamattina nel pullman. Che è successo? C'era uno. Ti dico subito, quello là, Ivan Garofalo, ok? Non si chiama Ivan. Muto. No, è là, fidati. C'è anche quello che si chiama così. Si è portato lo stereo a scuola. Nel pullman... Ha messo andiamo a comandare a tutto volume. Ti giuro, sentivo chili di ignoranza e di ritardataggine di un bambino. Fratello, io mangiare orecchie. Vuoi non avere niente da mangiare, quindi mangiare orecchie. Orecchio buono. Non ci essere osa. No, dai, mi è spawnata davanti sta cosa. Mi è spawnata davanti, non è giusto. No, dai, veramente mi spawna davanti. No. La skin non l'ho vista già prima. No, Marco, ti prego, vai a vedere la live. Vai un po' più indietro, guarda come mi è spawnata avanti. Lo so, Davide, anche a me è successo molte volte. Immigrato clandestino, dare un pezzo. Ma perché ci sono solo immigrati sul nostro canale? Non lo so. Sul tuo canale. Cosa ti parevano adesso? Teresa, sono Teresa, tu essere femmina. Lei essere molto buona. Lei essere bella carne. Bella carne da macello. Bella. Io avere un orecchino rubato, io vendere a 5 euro e portare via e portare voi cibio. Teresa è cibo di carne di prima qualità. Scelta anche da Giovanni Rana per fare le tue spoglie.
due volte sei triste a Napoli. Quando arrivi e quando ti dicono, uè Guaglio che bello sto orologio. Cosa? Cosa? Leggi di fratello immigrato clandestino, guarda. Io non farei questo da 10 anni. Capita quando dici faccio un 360 no scoop. Io avrei stato 5 ore. Sei arrivato. Grazie al casuo che sono femmina. Sì, apri di qua. Fare scimmia. Ecco, vedi, questa gara è dedicata a loro. Chiudo il canale dopo sta cosa. Qui sta pieno di fazzoletti. Sta pieno di angurie in camera mia. Ma cosa? Proviamo la SK, vediamo se si comporta bene. Fratello, devi essere ricchio? No, non fare scimmia o pecora, fate giraffa con cazzo lunga a posto di collo. Fratello, nostra mamma è morta cacando nel... Leggi. Sì, vabbè, lui va con il mutard. Oh, che fai? Amore tra muto. E prima mi hai mandato la foto dell'amore tra macchine. Vabbè, ognuno ha i suoi gusti. Io ce l'ho più lunga e più dura. Cacando nera, ovviamente. Sì, vabbè, tu vai con il super mutard. Possiamo... Leggi. Non posso. Possiamo scopare tutto il gioco. Fratello, lei avere preso nero, no avere cagato. Oddio, voglio morire dopo ciò che sarete. Allora, incurarci, sporarci nelle orecchie. Ma sono chissà questi con le orecchie. Forse con altro, guarda. Oh, ok, oh! Ele. Io c'ho una 600. Guarda, tu c'hai il super motard. No, vabbè, ma questa qua sarà 1299. Oppure 1199. Allora, la SK si sta comportando bene, però nella velocità non mi piace. No, orecchio. Aspetta, no, orecchio staccato, fare niente e sborrare lo stesso. No, che agile. Orecchino in the capella bici, forse sono eleganti. Ti giuro, io domani non vado a scuola, mi sto traumatizzando. Marco, rallenta un po'.
Poco poco. Vabbè, fa niente. Così possiamo coordinarci. Io ho tolto il dito dall'acceleratore. Ok. Oddio. Oh, fratello, vabbè, andare zoo insieme e scopare scimmie. Scimmie senza orecchie, fratello. Che tra l'altro come lo leggo io? Ma dove tu culo ho preso il checkpoint? Allora, elefanti. Marco. Hai letto? Allora, elefanti. Moves like Jagger, come si chiama? Moves like Jagger. Sì, anche io ce l'ho. Madonna, ma quanto mi danno di RTL queste radio? Cosa? Fammi scattare lo screen. Ok. Sono arrivato. No, no, non mi piace più la SK. Allora, pecore con le orecchie, così noi mangiare loro. Fratello, dove sei? Fratello, dove sei? Io venire a prendere. Ma tu proprio non fai niente, eh? Mancano 4 comme... Io scopare nostra mamma morta. Mancano 3 commenti e arriviamo a 200. Fantastico. Ma guarda, li raggiungo io, li metto io a caso. Ma 201. Leggi, per favore. Di sangue. Soprattutto per chi lo voleva sentire. Fratelli, io sborrare nelle orecchie se vuoi fare cattivi. Fratelli, ma dove essere nel campo io non vedere voi? Ma sei una cosa. Secondo me immigrato clandestino è Giacomo, perché non lo sento nella live. O può essere. O meglio, fratello, c'è uno con orecchio staccato, forse essere tu. Giusto la filosofia, no? Mi sembra giusto.